che si intitola Dopo la morte dell'arte, perché poverino non aveva capito nulla, non aveva saputo leggere, aveva commesso lo stesso errore di Argan, l'errore di valutare i fatti nel momento in cui questi avvenivano. Invece, ciò che lui ha definito morte dell'arte, e mi riferisco a tutto ciò che è di oggettuale, di concettuale, da quando gli artisti hanno portato gli oggetti in galleria. Voi dovete considerare che gli artisti dagli inizi del XX secolo hanno cominciato a portare oggetti, pensieri, azioni, il proprio corpo, l'idea e il processo. Quindi non più una rappresentazione di qualcosa, ma la presentazione di qualcosa. Questo è il cambiamento che bisogna capire per arrivare pian piano poi alla street art. Ma c'è anche da capire un altro concetto. Dopo il secondo conflitto mondiale, gli Stati Uniti, essendo la più grande potenza del mondo che si contendeva con la guerra fredda, con la Russia, il predominio è stato molto le battute di Putin che ha fatto ieri su Biden e sugli Stati Uniti, perché questo è un soggetto veramente molto determinato. Ecco, per esempio, Putin come Carlo Magno è un soggetto che appartiene alla storia. Biden è un soggetto che appartiene alla cronaca, un soggetto insignificante, mentre Putin gli ha risposto augurandogli tutto il bene di questo mondo, alle battute provocatorie del Presidente degli Stati Uniti. Ma perché vi sto dicendo questo? Perché c'è stato un momento della storia in cui queste due potenze si sono contese il predominio a livello internazionale. Da quella tensione e da quella temperie nasce la Beat Generation, il Flower Power, cioè nasce tutta quella necessità, soprattutto da parte dei giovani, di ribellarsi al potere costituito, a tutto ciò che era in realtà la regola che era stata imposta per millenni dai poteri costituiti, compreso quello della Chiesa, che avevano tarpato le ali all'espressività, alla potenzialità dell'arte. L'arte, gli artisti acquisiscono la propria libertà quando cade, non solo metaforicamente, il muro di Berlino, ma quando prima l'America stabilisce definitivamente il suo predominio internazionale con un fenomeno che ad Alberto Vallega ha definito della. Con Salvador Dalì, ma diventerà anche il prisma ottico multiforme del cubismo. Queste sono le grandi rivoluzioni che bisogna capire per arrivare pian piano alla street art. Dunque il concetto di provocazione, ma anche il concetto stesso che diventa opera d'arte. Dunque non più un manufatto, non più un oggetto nello spazio, ma il pensiero, la cosiddetta art as idea, che comincia a diventare l'opera d'arte. Questa è la vera libertà ed è il ruolo dell'artista. Quando finalmente l'artista può esprimere ciò che pensa, ciò che sente, anche a livello energetico, trasbordandolo nello spazio attraverso la propria fisicità, quella che noi chiamiamo energia. È il momento in cui si libera definitivamente l'arte da qualsiasi stereotipo. Ecco che le accademie di belle arti, come stiamo facendo noi questa mattina, si devono aprire a questi concetti. Non si può più pensare di dipingere le scatole o di fare la prospettiva, che sono pure importanti. Non si può pensare più di modellare. La scultura di oggi è fatta anche di argilla, anche di marmo, anche di legno, anche di ferro, ma non soltanto di quello, perché esiste l'assemblaggio polimaterico di cui vi parlavo prima e l'opera non ha più il valore universale che aveva una volta. Pensate alla Pietà di Michelangelo. Lui, se la prendiamo da dove è adesso, dalla Basilica di San Pietro, la possiamo mettere ovunque. Mantiene e preserverà sempre la sua forza, perché non è il contenitore che la rende grande, è l'opera in sé ad essere grande. Oggi, se prendiamo le fascine di Mario Merz con i neon, con le sequenze di Fibonacci, e le togliamo, che so, dal Mart di Rovereto, nella sala dove si trovano, piuttosto che dal Macro di Roma, e se noi le togliamo da lì, quando le andiamo a montare in un altro spazio, le dobbiamo buttare o aggiungere altre, perché quell'opera è creata per quello spazio. La visione concettuale di cui vi parlavo prima, che la completa,
Ma l'opera d'arte contemporanea la completa anche il pubblico. Senza il pubblico, spesso, non esiste l'opera. La spettacolarità, l'originalità, ma anche il completamento da parte del pubblico. Che cosa fa Endless? Endless riprende gli stilemi e il contenuto della pop art, ovvero la deificazione del prodotto e del consumo di massa e del nuovo mito, del nuovo eroe contemporaneo, che può essere sicuramente la regina Elisabetta, quella Queen che vedete spesso all'interno delle sue rappresentazioni, come può essere lo Chanel numero 5, che attraverso la provocazione diventa Chapelle. Questo è il contenuto. Allora, da una parte abbiamo la rivisitazione del mito contemporaneo, l'altra approfondimento dell'immagine all'interno di una società panottica, che è la società in cui viviamo noi. Oggi non legge più nessuno. Questa è una società fatta di immagini, dalla cartellonistica fino ad arrivare ai blog, fino ad arrivare all'e-commerce. È fatto tutto di immagini. Oggi l'immagine è tutto. Allora lui riprende l'immagine, la reinterpreta attraverso uno stile particolarmente caro alla street art, che è l'uso dello spray, principalmente del colore acrilico, di tutte quelle tecniche che sono tecniche legate alla consumabilità della materia. Perché noi quando dipingevamo ad olio nel Rinascimento, dipingevamo qualcosa che doveva durare nel tempo. Quando si utilizzava il marmo, cosa si faceva? A partire dalla classicità greca. Si cercava di rendere sempre eterna la forma. Questo è stato il contenuto dell'arte per tanti secoli e millenni. Adesso che cosa succede? L'arte esprime la consumabilità della materia. Quindi anche in questo abbiamo un'inversione di tendenza. Da una parte l'utilizzo di materiali consumabili, di cui non conosciamo non conosciamo la durata. Da un'altra parte la provocazione, dall'altra l'immagine del mito e del rito contemporaneo riletto attraverso il sistema pubblicitario, che è il sistema più importante che oggi domina la comunicazione contemporanea. Pensate ad esempio a Milano, dove mi trovo io adesso, ogni giorno si stampano 6.000 copie del Corriere della Sera e non le legge nessuno, perché la maggior parte delle persone si sono fatte l'abbonamento online. Chiara Ferragni ha 17 milioni di followers. Se pubblica una cosa, non dico tutti e 17, ma 5 milioni di persone lo vedono. Tanto è vero che per stare un giorno agli Uffizi ci sono andate 18.000 persone. Che cosa significa questo? Significa che bisogna interpretare, farsi interpreti del tempo in cui viviamo. L'arte rappresenta lo spirito dei tempi. Così come al tempo di Rubens o di Botticelli si facevano determinate cose. Questo è il momento della velocità, del cosiddetto takeaway. Tant'è vero che esiste anche lo street food, non solo la street art. Si passa per strada, ti prendi un trancio di qualcosa e te ne vai. Chiaramente in questo gli americani sono stati antesignani, hanno fatto molto prima di noi il fast food prima e lo street food. Noi stiamo provando a rivalutare lo slow food, rivalutare quelle che sono le nostre tradizioni, rivalutare il nostro modo di interpretare l'alimentazione, la dieta mediterranea, ma lo street food è un fatto ineluttabile. Io qui di fronte a me ho dei takeaway, no? Questi negozianti che hanno un solo occhio sulla strada. Quando escono le scuole che stanno di fronte, c'è un macello tremendo lì davanti, perché tutti quanti velocemente prendono una cosa. Io ho visto anche quando si seleziona la frutta al supermercato, nei grandi supermercati, vogliono i mandarini e le mele senza nocciolo, senza seme, non ci vogliono niente le persone. Poi si consumano principalmente frutti che non devono essere sbucciati, perché la gente, soprattutto i giovani, si annoiano, magari la fanno pure marcire se non gliela sbucciano. Evviva le mamme e le donne, malgrado questo sia il giorno di San Giuseppe, che ogni tanto ce le fanno trovare già sbucciate, altrimenti non la mangerebbe nessuno quella frutta. Si comprano già fatte nelle vaschette. Questo è quel senso di velocità che ritroviamo anche nell'arte, perché dipingere con il tonalismo da cavalletto, attraverso l'olio, attraverso una tecnica tradizionale come quelle del passato, oggi sarebbe improponibile, perché c'è la necessità di fare presto. Ma lo dicono i pop artisti nel loro manifesto. Lo dice
Andy Warhol, quando, dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980, che ha distrutto completamente la provincia di Avellino in Campania, lui uscirà con questa pagina del Mattino. Questa è un'opera collezionata nella collezione Terremotus, che è esposta in permanenza alla Reggia di Caserta a Caserta. C'è questo titolo enorme: Fate presto. Cosa significa fate presto? È un'esortazione alla velocità, una velocità a cui inneggiavano i futuristi con il loro dinamismo, con quella che è stata la loro ricerca rivolta a una rottura verso il passato, rivolta alla cinesi. Si pensa subito alla città che sale, alla donna con il cagnolino che passeggia, questo senso di movimento. Ma i futuristi non sono riusciti a fare nulla, perché i futuristi erano reazionari, era gente che ha aderito al regime fascista. Erano soggetti legati comunque ad un fare artistico tradizionale, perché Balla, Boccioni, seppur con una dimensione di avanzamento di queste forme estese, erano, davvero, voglio dire, erano comunque degli artisti legati al fare artistico tradizionale, alla pittura, alla scultura, intesa nella sua forma pura. Il senso di velocità lo troviamo invece quando Fontana taglia la tela e approda ad uno spazio metastorico, sfondando la bidimensionalità, facendoci avere la necessità di non vedere più l'opera come un oggetto nello spazio, ma introducendo lo spazio nell'oggetto. Questa è la rivoluzione straordinaria ed è una rivoluzione che ha portato via via sempre di più a questa interpretazione necessaria della velocità, la bad painting, il crash painting di Shoto Shimamoto, del Gutai, che abbiamo analizzato durante le nostre lezioni, ma pensiamo ad esempio ai cannoni costruiti da Pinot Gallizio per sparare colore sulle superfici. Pensiamo a tutto ciò che è la gestualità dell'espressionismo astratto, della combine painting di Robert Rauschenberg, tanto per dirne uno, ma abbiamo anche tutta una stagione dell'arte informale e gestuale, anche dei nostri pittori italiani, come San Filippo, Vedova, San Tommaso. Abbiamo tutta una particolare dimensione. Anche uno dei miei maestri, che è stato Salvatore Emblema, si esprimeva attraverso questa particolare gestualità. Ecco, di lì poi abbiamo quelle esperienze più puriste, che sono, come vi dicevo, ad esempio l'azionismo viennese. Se pensiamo a Hermann Nietzsche, a questo suo teatro delle orge e dei misteri, lì abbiamo proprio questa dimensione, che è una dimensione catartica, una dimensione liberatoria, fatta di fisicità, fatta di carni sanguinolente, che sono un'altra caratteristica della nostra epoca, perché oggi la morte non è più sopita, oramai è diventata spiantante. Prima l'uomo, nelle epoche passate, conviveva con la morte, viveva con la consapevolezza della morte, e la morte veniva rappresentata. Oggi si rifugge la morte, e già a partire dal romanticismo avviene questo. Infatti, leggevo proprio in questi giorni, non so per quante volte avrò letto Il dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi, e all'interno di quest'opera si parla proprio di questo concetto. C'è il concetto del fatto che la vita e la morte non possono essere consustanziali, non possono coesistere. Il luogo dove coesiste la vita con la morte è l'arte. Solo all'interno dell'opera d'arte, all'interno dell'immateriale, questo può avvenire. E l'arte serve a questo, a farci riflettere anche a questo. Volevo salutare con un saluto non di maniera, ma fortemente sentito, la collega Pedace, che è la nostra docente di estetica, che si è collegata dandoci la sua Buongiorno presenza, a tutti. visto che abbiamo menzionato Lucio Fontana. Ecco, il biografo di Lucio Fontana è stato Enrico Crispolti, e penso che in qualche modo sia collegato alla formazione e all'esperienza intellettuale della professoressa Pedace. Io ho avuto un bellissimo rapporto con Enrico Crispolti, conservo tutti i suoi volumi, compreso l'ultimo su Fontana, sui carteggi che lui aveva con Fontana, me li ha dedicati tutti quanti, il maestro, grande storico dell'arte. L'altro giorno sentivo parlare una collega in maniera incauta,
di Cohen come storico del futurismo, in realtà lo storico del futurismo italiano è stato Enrico Crispoli, così come è stato il biografo di Renato Guttuso, visto che ci sono tanti siciliani in questo momento che ci stanno seguendo, e di tanti altri artisti importanti. Ecco, ha dato un contributo significativo con la sua scuola, questo dipartimento di Siena, ha dato un contributo importantissimo allo svecchiamento delle teorie rispetto alla storia dell'arte. Anche Gillo Dorfes sicuramente, come pure tanti altri che li hanno preceduti, abbiamo menzionato Leonello Vitturi, Giulio Carlo Argan, però devo dire Enrico Crispoli, proprio con la sua apertura allo spazialismo, con la sua apertura allo studio di approfondito di Lucio Fontana, tra l'altro lui era presidente della fondazione del comitato scientifico di Lucio Fontana. Ecco, ho voluto fare questo saluto perché è una persona che ho stimato veramente nel corso della mia formazione. Noi abbiamo la necessità di fare questo viaggio per arrivare a Endres, perché altrimenti noi ci troviamo dinanzi a queste provocazioni, la regina con la linguaccia di fuori, ci troviamo dinanzi alla provocazione legata chiaramente a quella che è la scrittura sullo Chanel numero 5. Ecco, un altro oggetto cult, diremmo, del consumo e del lusso. E allora all'interno dell'opera di Endless troviamo proprio questo, una opposizione del concetto provocatorio e dissacratorio rispetto a quella che è il potere costituito e il concetto di lusso. Il lusso in assoluto, più dello Chanel numero 5, forse non esiste. E lui se ne fa beffa, così come Marcel Duchamp si è fatto beffa della Gioconda, ponendovi i baffi, così come tanti altri artisti concettuali. Pensate ad esempio a questa famosa opera di Anselmo, no? Che ha voluto inserire un cespo di insalata in mezzo a due blocchi, in forma di coesistenza dell'organico con l'inorganico. Ma pensiamo alla Merda d'artista di Piero Manzoni. Ecco, quest'opera che immaginatevi poi in quello di cui vi parlavo prima, che viene chiamato Sistema dell'Arte, viene battuta al Christie's a 2,5 milioni di dollari. Un barattolino con sopra scritto Merda d'artista, dove sicuramente questa merda non ci sarà dentro. Però è importante sapere che è esistita una stagione della provocazione in cui è avvenuta una vera e propria liberazione da parte dell'artista. L'artista ha rivendicato la propria libertà creativa in maniera definitiva, non come avevano fatto i futuristi e né tantomeno gli artisti rinascimentali, perché tutti quanti purtroppo dicono che durante il Rinascimento nasce la figura dell'artista che da artiere, da artigiano di lusso diventa artista, quando poi non è così, perché Botticelli, quando si raffigura all'interno della sua opera con la famiglia dei Medici, lo vedrete con il volto girato. Lui non ha il diritto di guardare i Medici, non ha il diritto di sedere al tavolo con i Medici, perché è considerato di categoria inferiore, non è degno di partecipare a quella mensa, sta lì ma sta con il volto girato. Sì, è vero che il Cristo dalla croce comincia a guardare i santi, è pur vero che la Madonna diventa maestà e quindi avviene una profanazione della religiosità, di quella che noi addetti ai lavori chiamiamo iconografia. Ma sono dei fenomeni di evoluzione che avranno bisogno di tanto tempo, avranno bisogno del pensiero di Campanella, del pensiero di Giordano Bruno, avranno bisogno del pensiero dei filosofi francesi, senza i quali la cultura sarebbe rimasta orizzontale, non ci sarebbe stata questa possibilità verticale di interpretare attraverso il sogno assolutista dei sovrani illuminati. Tra poco avremo qui Sua Altezza Reale Beatrice dei Borbone, due Sicilie, ultima discendente di una grandezza in cui l'Italia meridionale è stata grande, Napoli è stata nel Settecento l'orgoglio della cultura europea, Palermo è stata una delle città più importanti del mondo, il mondo all'epoca per intenderci era l'Europa, perché gli Stati Uniti sono nati nel 1776,
Ecco, da quella grandezza siamo passati a un concetto di regressione. Magna Grecia, senza considerare tutto quello che è avvenuto prima, perché altrimenti poi andiamo a finire su personaggi come Gioacchino da Fiore, come San Francesco da Paola, andiamo a finire a Pitagora, tutto ciò che ha rappresentato la scuola pitagorica per l'evoluzione del pensiero occidentale. Ma sicuramente, prima di andare troppo indietro, andiamo alla storia, andiamo a prima dell'Unità d'Italia. Ma voi vi rendete conto che c'è gente che intitola ancora le strade a Mazzini e a Garibaldi? Si intitolano ancora strade a Cavour? Queste sono persone che ci hanno distrutto, hanno rovinato l'Italia meridionale esportando al settentrione tutte le ricchezze, tutte le migliori risorse umane. Io sono per il regno delle due Sicilie, dopo lo dirò anche a Sua Altezza Reale. Metterei pure la bandiera. Questa è una cosa che ci ha portato a un depauperamento assoluto. L'unica cosa che è andata avanti, perché noi ce l'abbiamo nel DNA, è stata l'artisticità. Quella non ce l'ha potuta togliere nessuno. Io vedo tanti studenti che vivono una situazione di compressione, non vorrei usare un altro termine, perché non hanno spazi dove lavorare. Hanno delle idee bellissime, vi posso assicurare, ma anche i colleghi mi possono supportare in questo discorso. Hanno delle idee straordinarie, una creatività che abbiamo solo noi, non ce l'ha nessuno al mondo, gli abitanti del regno delle due Sicilie. E poi a un certo punto ci siamo ritrovati a dover convivere e condividere il risorgimento italiano. Questa è stata una delle più grandi disgrazie per noi. E ancora oggi ci sono flussi migratori di intelligenze e rapporti non paritetici con altre parti dell'Italia che comportano un ulteriore depauperamento, un'ulteriore distruzione della nostra grandezza. Ecco, il seminario, il workshop di oggi serve a questo. Endless, non so se è ancora presente, così magari lo possiamo salutare. Se non ci sono altre domande per lui, magari lo salutiamo, perché non vorrei... Lo teniamo qui così aperto, perché adesso passeremo alla seconda parte del nostro discorso. Non so in che modo, perché ecco il link utile a divulgare il seminario. E come si fa, Genoese? Allora, io ho fatto praticamente un post su Facebook con il link sotto l'evento di oggi. E poi chiedo a tutti voi partecipanti, chi fosse interessato a questo splendido incontro, insomma, di invitarlo per un'opportunità. Come si fa? Come gli dobbiamo mandare sto link? Semplicemente il link, sì. Sulla pagina Facebook dell'Accademia è già stato pubblicato. Insomma, già. Ma partecipare passivamente? Però passivamente, purtroppo. E io sì. Ho il viceministro delle infrastrutture, allora ha provato tre volte... E poverino, adesso è andato in una riunione, mi ha scritto un messaggio da leggervi, ma voglio dire, almeno le istituzioni vediamo come le dobbiamo far entrare. Allora potremmo fare una cosa, se, chiedo per favore ovviamente, nome dell'Accademia, se qualche studente che magari sa di non avere degli interventi segue dal link, e diamo la possibilità agli ospitali, da dove stiamo tantissimo. Ho rivisto di nuovo adesso il gallerista Granocchia, che si è rifatto vivo qui. Era presente, ma adesso lo rivedo. Noi abbiamo, come vi dicevo all'inizio di questo incontro, un'opportunità importantissima, che è quella di avere con noi Endless, proprio grazie al contributo prezioso e all'abuso che io faccio dell'amicizia di Fulvio Granocchia e Cristian Contini, con cui esiste veramente un sodalizio molto molto importante. Un altro dei limiti, delle difficoltà che noi viviamo, è proprio questa mancanza di confronto, perché la nostra meridionalità c'ha un limite. Ne parlavo con un economista di chiara fama, che si chiama Raffaele Sibiglio, che insegna alla Federico II a Napoli, e che ha pubblicato un libro su questo concetto, molto interessante, il concetto dell'individualismo. L'individualismo è la vera morte, la vera mannaia dell'Italia meridionale, perché dovrebbe mettersi in atto una strategia di cooperazione. E penso che il laboratorio dello stretto, che stiamo celebrando con questo incontro, sia proprio la chiave di lettura di questo network che abbiamo la necessità di creare, perché altrimenti noi ci ritroviamo a vivere un isolazionismo, un individualismo e soprattutto una frammentazione, che è una frammentazione che parte, così come partiva nell'antico Egitto, proprio dal concetto di agercultura, dell'agricoltura. Voi dovete pensare che il concetto di cultura nasce dalla cultura dei campi,
dalla necessità di dover razionalizzare, estendere il limo, questo humus fertile, lungo le sponde del Nilo, arare, creare un ciclo di rotazione per i campi. Da quel sistema di ottimizzazione delle risorse, della produzione, nasce la cultura. E questo avviene, purtroppo, anche in senso negativo, perché noi abbiamo una frammentazione che non è solo una frammentazione di idee, e non è soltanto una lacerazione delle energie creative, delle potenzialità dell'arte, ma riguarda anche l'agricoltura. Perché man mano che le generazioni vanno avanti e i terreni vengono abbandonati in Italia meridionale, noi abbiamo una frammentazione di quelle che erano invece delle attività produttive, che se fossero un humus potrebbero dare un risultato, ma quando da un corpus esteso di terreni si cominciano a suddividere in varie parti, soprattutto in senso ereditario, che cosa succede? Che quel terreno si riduce e non diventa più praticabile, non diventa più una direzione della produzione umana praticabile e soprattutto proficua da un punto di vista del ritorno, del feedback in termini di produzione. Questo avviene anche in ambito culturale, perché la cultura è speculum, come vi dicevo prima, a partire proprio dall'Antico Egitto, di questa concezione della necessità di ottimizzare. Da lì nasce la cultura. Ho visto entrare invece adesso Federico Fusi, che saluto con affetto e stima, che rappresenta in questo momento Radio Arte, che è una radio che ha sede a Siena, una radio che ci segue con tanta attenzione, che valorizza il lavoro dei nostri studenti, ma che soprattutto è un collega dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Si occupa, insegna plastica ornamentale, ecco, è uno scultore principalmente, anche molto bravo, devo dire. Noi di acqua, questo mare che ha rappresentato il volano più importante per la nascita, la crescita della civiltà, per l'incontro delle civiltà, e che ha portato via via ad essere quello che siamo, ovvero un coacervo di culture, un coacervo di arti, di mestieri, di passioni, di storie che si sono incrociate sulle rotte del Mediterraneo. Abbiamo dunque l'incontro di queste due terre, abbiamo avuto il primo ponte che ha costruito Engels, superando lo stretto della Manica, quindi ci siamo rivolti alla parte settentrionale dell'Europa. Adesso andiamo in Sicilia percorrendo un ponte particolarissimo, perché ci sono una serie di artisti che hanno interpretato, attraverso un'operazione etetica, comportamentale e artistica, sicuramente concettuale, mutuata nel tempo contingente dai mezzi che sono a nostra disposizione. Abbiamo The Bridge, la protagonista indiscussa di questa seconda parte della nostra azione, è sicuramente il fashion designer Gabriele Bernardino, ma ci sono altri artisti che attraverso il loro laboratorio fatturale, esperienziale, attraverso la loro arte, hanno interpretato questi pochi chilometri, queste poche centinaia di metri che separano la Sicilia dalla Calabria. Ma prima di andare in Sicilia e dunque percorrere il ponte, i ponti che sono stati realizzati dagli artisti, tra poco li vedremo tutti, andremo oltre la Sicilia, oltre il Mediterraneo, andremo in Africa dove il maestro Davide Rametta, percussionista di chiara fama, ci farà ascoltare il suono dell'Africa. Ricordate, la memoria sonora, il ritmo e la contemplazione sono la forma più alta del pensiero, perché non pretendono nulla. Io lo dico sempre ai miei studenti, anche quando si realizza qualcosa, quando ci si innamora, quando si condividono dei sentimenti, quando si condividono delle esperienze, si coniugano sempre degli egoismi umani. Ma quando invece si contempla, quando si ascolta il ritmo, quando si rivolge all'immateriale in senso puro, allora la libertà del pensiero umano raggiunge la sua massima espressione. E questo è quello che sentiremo tra poco. Non so se... Maestro, è entrato?
Sì, sì, ci sono, però c'ho dei problemi con la videocamera, evidentemente. Quindi ho preferito. Qui sono tutti maestri, allora quando io dico maestro non è che è solo lei. No, ma io volevo chiarire il problema della videocamera, non è che. Ricordo quando stavo a Napoli, insegnavo a Napoli, sono andato una volta a comprare un cespo di insalata dal fruttivendolo e gli ho chiesto questo cespo di insalata, no? Ho detto, senta, mi dà un cespo di insalata? E lui mi ha detto, Zema, non ho tnim. Il cespo non aveva capito che cosa fosse, perché da noi in napoletano si dice opera insalata, no? Allora lui dice, non ce l'abbiamo, mi dispiace, Zema, mi ha chiamato Zema, no? Per dire, da noi è un'espressione, un intercalare offensiva che si usa quando tu vuoi arronzare una persona. E io ho detto, ma come si permette? Mi dia del maestro. Dice, no, non tenim manco un maestro. Aveva capito che fosse un altro genere di verdura. Allora, maestro, qua ce ne sono tanti di maestri. Dice, no, non ho tnim, mi dispiace. E invece voglio verificare un attimo da questa parte che sia pronto. Un attimo soltanto, è quasi pronto il maestro. Devo dire, questi suoni ancestrali, propiziatori, archetipici, che hanno una grande funzione liberatoria, come del resto ce l'hanno. Qui abbiamo anche una musicologa di fama internazionale, che è Antonella Barbarossa, maestro d'orchestra, che è stata vittima di una vicissitudine tremenda. Ieri era irreparabile, e hanno hackerato la posta elettronica. Non ci si poteva parlare, era una cosa veramente esagerata. È stato un momento difficilissimo. Noi siamo vittime un po' di questo sistema che ci attanaglia e che ci rende schiavi chiaramente di una tecnologia. Quando questa tecnologia ci tradisce a vario titolo ci sentiamo un po' smarriti oggi. Tanto è vero che io ho letto una sentenza di un giudice proprio newyorkese che ha assolto assolto il coniuge in quanto la moglie le aveva preso il telefonino cellulare e lui l'ha denunciata. E ho letto questa sentenza simpaticissima dove il giudice ha dichiarato che il telefonino cellulare fa parte della biologia dell'uomo. È come se fosse un prolungamento del nostro corpo. Ce l'ho conservata, poi magari attraverso le chat che abbiamo ve la mando questa sentenza. E ha dato ragione al marito, dice che lui non poteva prendere, cioè che lui non poteva prendere, lei non poteva prendere in mano il telefono. È un altro dei drammi che noi viviamo quotidianamente, oltre al hackeraggio, come è successo al maestro Barbarossa. Un attimo soltanto, scusate. Ve lo metto qua allora il maestro perché essendo che abbiamo dato che abbiamo 100 persone non può entrare, cioè, io non ci sto dentro, quindi se ti metti qua e suoni siediti su questo, ma vediamo come dobbiamo fare per farti vedere, prendi bene, vai. Un attimo soltanto, noi abbiamo una regia qui che è costituita da Giulia che oramai ha preso il pedalino. Adesso ve la faccio vedere. Ah. Non questo è un grande maestro, un grande papà. Adesso si mette a piangere subito. Capito bene. Eccola qua. Forse sorprenderà un po'. Allora, vai maestro, vai, non ci perdiamo in tanto. Viva l'arte, vai. Inquadro io. Lo vedete bene? Aspetta che vediamo tu come sei. Un attimo soltanto. Si vede bene? Un attimo che io ti faccio vedere così tu ti vedi tu stesso. Aspetta un attimo. E forse bisogna andare a guardare esatto.
Vai maestro, vai. Vai. Thank you.
Bravo, grazie. Complimenti. Grazie. Complimentissimi. Eccoci qua. Allora, direttamente da Afropolis, Davide Ramenta. Complimenti, maestro. Adesso invece andiamo subito da Mariella Gennarino e introduciamo il pod, no? Non c'era, secondo me, modo migliore di introdurlo con la musica, questa simbologia universale meravigliosa che ci ha coinvolto. Io penso che questo è un momento in cui noi ci dobbiamo concentrare molto nel dare stimoli, soprattutto noi educatori, dico ai colleghi, dare stimoli, trasmettere emozioni importanti, perché questo è un momento di, dove si può rischiare poi di sentirsi lontani per certe cose. Invece l'arte, come nelle epoche passate, nei momenti di difficoltà della storia dell'uomo, ecco, pensate alla peste, questa cosa impressionante, e Alessandro Manzoni ci ha fatto la cornice per I Promessi Sposi, uno dei romanzi più belli della storia della letteratura di tutti i tempi. Questo che cosa significa? Pensate alla Guernica di Picasso, quest'opera monumentale che entra in quelle che sono oramai una estensione globale di conoscenza. Chi è che non conoscerà quest'opera di Picasso? Anche chi non è addetto ai lavori. Eppure lui l'ha realizzata perché c'è stata la guerra mondiale. Ecco, facciamo attenzione, perché questi sono dei concetti fondamentali. La trasmissione dell'emozione è un momento importantissimo, forse che deve viaggiare sempre di pari passo ai contenuti. E lo vedremo adesso attraverso l'interpretazione di questo ponte per la mano di grandi artisti, grandi interpreti della nostra contemporaneità. Cominciamo da Mariella Gennarino, che vedo al telefono. Sì, intanto grazie per avermi coinvolta ancora una volta in questa meravigliosa avventura. Stavo parlando col sindaco di Catania. Adesso maestro, fermati un attimo però, sì. Fermati un attimo mentalmente, perché io so qual è la tua posizione in questo momento. Ci sta tutto l'arco costituzionale che sta aspettando di entrare in questa classroom e non abbiamo posto. Europarlamentari, abbiamo perso già il viceministro delle infrastrutture, dopo vi leggerò il messaggio che mi ha scritto, ha provato ad entrare 3 volte. Questo non dipende da noi, voglio dire. Poi abbiamo adesso altri soggetti istituzionali importanti che vorranno entrare, di volta in volta vedremo come fare, magari chiediamo una cortesia a uno studente, magari quello più meritevole, lo facciamo un attimino uscire e facciamo fare un saluto ai soggetti istituzionali. Però io prima di cominciare con te volevo, perché sicuramente adesso chiameranno i carabinieri qua a Milano, questo casino che abbiamo fatto con il CMA, infatti mi aspetto che bussino da un momento all'altro, sentivo già il custode fare casino, però in realtà volevo dire questo: l'etica e l'estetica sono due cose completamente diverse. Caravaggio aveva ucciso, eppure noi andiamo ad ammirare le 7 opere di misericordia proprio a Napoli, al Pio Monte di Misericordia. Ezra Pound era uno schizzoide, Pukowski era un alcolizzato, Freddie Mercury è morto di AIDS perché aveva rapporti indiscriminati per un tipo omosessuale. La stessa sorte è toccata a tanti artisti. Mi viene in mente subito su questo concetto dell'AIDS Jean-Michel Basquiat, ma come pure uno dei più grandi galleristi italiani, che è stato colui che assieme a Graziella Leonardo Pontempo ha portato l'arte contemporanea in Italia, che si chiamava Lucio Amelio. Senza Lucio Amelio e senza Graziella Leonardo Pontempo e anche Rosanna Chiesi, Emiliana, noi non avremmo avuto tutta questa conoscenza dell'arte contemporanea, non avremmo mai avuto Joseph Beuys in Italia, tanto per intenderci. Andy Warhol è venuto proprio a Napoli, Piazza dei Martiri, alla Galleria di Lucio Amelio, e da lì via via ha conosciuto l'Italia. E così è successo con tanti grandi artisti contemporanei. Senza il lavoro di Beppe Morra non avremmo avuto in Italia Marina Abramovic, Alan Capro, non avremmo avuto Hermann Nietzsche.
Quindi il lavoro tra questi galleristi, un soggetto che ha avuto questo tipo di problematiche legate alla sua dimensione estetica dell'esistenza, è stato sicuramente Lucio Amelio, che ha avuto questa vicissitudine tremenda nel momento in cui anche l'alta moda, visto che ci sono dei fashion designer, si rivolgeva a questa difficoltà sociale, questa ventata che era arrivata con l'uso delle droghe e con la diffusione dell'AIDS, un virus tremendo, al quale non abbiamo ancora oggi trovato soluzione, dopo tanti anni che sono trascorsi. Ecco, però l'arte, l'estetica, direbbe la pregiatissima collega Pedace, non ha nulla a che vedere con questo. Maradona, che è stato il più grande genio in assoluto del calcio di tutti i tempi, aveva una vita che è inutile che ve la descrivo, perché oramai è noto alla storia e alle cronache. Questo per dire che sono due aspetti completamente diversi dell'essere umano. E il fatto che tra poco arrivino qui i carabinieri non ha nulla a che vedere con la straordinaria melodia che abbiamo ascoltato dalle mani di... Solo che suona di qua, suona di là, si mette lì, facciamo qui, ho detto, senti, prenditi la sedia mia e suona, perché a un certo punto, sennò qua non ce ne usciamo più. Allora adesso io vi voglio introdurre... Professore, scusa che ti interrompo, c'è il sindaco di Catania che come radice pura aspetta di entrare. Ah, radice pura. Adesso radice. Martinino, appena... dispiace dirlo, ma cadrà la linea qualcuno, io lo farò, è un parlamentare, l'onorevole Pugliese, che ci onora della sua presenza, tra l'altro ha lavorato molto allo stretto, a questa dinamica geopolitica di collegare la Sicilia con la Calabria. Fra poco lo faremo parlare sicuramente, ma gli dedicheremo a settembre, gli dedicheremo una mostra a Catania molto importante, inviterò le colleghe Pedace e Granata a curare con me. Mi spiace dirlo, ma portando la linea che abbiamo intenzione di fare a Catania, nel Palazzo delle Esposizioni, la faremo insieme e quindi ci sdebiteremo di questa mancanza di rispetto che gli stiamo facendo in questo momento. Mi è dispiaciuto molto per Morelli, perché abbiamo avuto un carteggio di una settimana con il vice ministro e poi a un certo punto non è potuto intervenire. Però abbiamo gli artisti, ho visto il maestro Chalot, se è pronta Mariella Gennarino, proviamo con lei. Buongiorno a tutti. Il nostro direttore artistico della settimana della cultura, io toglierei anche e direi, eccolo qua, è arrivato con noi il sindaco di Catania, gli diamo la parola per un saluto istituzionale. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per il cortese invito, io sarò estremamente sintetico, quasi telegrafico, e vi chiedo scusa fin d'ora se dopo il mio intervento sarò costretto ad andare via, ma vi è un'altra contestuale iniziativa a cui non posso certamente mancare, ma mi tenevo particolarmente a partecipare a questa splendida iniziativa e quindi voglio salutare con grande sincerità e con altrettanto affetto il professore Lettieri, voglio salutare la cara amica Mariella Gennarino, una delle più nobili figlie della nostra città, che si caratterizza per molteplici iniziative alle quali, come lei sa perfettamente, cerco di non far mancare mai la mia presenza in rappresentanza della città di Catania. Io ho avuto modo di vedere il vostro articolato programma, quindi voglio complimentarmi per quello che state facendo e per quello che avete già fatto per questa quinta edizione della Settimana della Cultura. Permettetemi di fare alcune primissime riflessioni in riferimento a quello che, per esempio, l'amministrazione comunale di Catania sta facendo in questi ultimi anni, nonostante il dissesto, nonostante il miliardo 580 milioni di euro di debiti che ahimè ho ereditato, che certamente non ho determinato, ma nonostante questo non ci siamo mai lasciati andare ad un pessimismo cosmico, ci siamo rimboccati le maniche nell'interesse della nostra città, abbiamo avviato un percorso, ritengo qualificante, puntando tutto sulla cultura e sul turismo, puntando su un nuovo modello di sviluppo che sta riguardando la nostra città,
prima questo maledetto Covid con gli effetti nefasti che ha prodotto, ma io voglio riportare alla vostra attenzione alcuni dati che credo siano molto più eloquenti di un fiume di parole spese in italiano più o meno corretto. Noi abbiamo in 2 anni triplicato l'introito della tassa di soggiorno, siamo passati da 900.000 a 2,5 milioni, ma soprattutto, e Mariella lo sa meglio di altri, abbiamo utilizzato queste risorse per migliorare l'offerta culturale e turistica della nostra città, partendo per esempio dai monumenti della nostra città, partendo per esempio dal Castello Ursino, ridandole un'illuminazione dopo 15 anni di buio cosmico, continuando con la Cattedrale di Catania, continuando con la chiesa di San Nicolò di Piazza Dante, dopo la chiusura al traffico di quella splendida realtà, la quale insiste il monastero dei Benedettini, continuando con altre iniziative, mi riferisco alla chiesa e l'abbadia, continuando, lo dico in assoluta anteprima, cara Mariella, con la rimodulazione dei fondi del patto per Catania, dove abbiamo stanziato risorse significative per la porta Ferdinandea, che è uno dei monumenti più belli della nostra città, che bene, stiamo cercando di essere conseguenziali rispetto a quello che abbiamo detto. Ecco quindi perché io credo fermamente in questo nuovo percorso. Signora, noi, sì, onorevole, noi stiamo costruendo un ponte sullo stretto di Messina stamattina. Lo so, lei, lei mi invita a nozze, Io infatti volevo complimentarmi anche perché idealmente voi state finalmente costruendo questo ponte, mi auguro sinceramente che da qui a qualche decennio non possa essere soltanto un sogno, un miraggio, un percorso avviato nel 1971 quando nacque la società lo Stretto di Messina, che è costata ai contribuenti italiani qualche centinaio di milioni di euro. Permettetemi di dire, non voglio fare una polemica politica, non sarebbe né il contesto né il momento per farlo, ma io mi auguro davvero che questo ponte ideale possa trasformarsi in un ponte materiale per l'eccezionale valenza anche simbolica che quell'opera potrebbe determinare per la nostra Sicilia, per la Calabria, per tutta l'Italia, per le influenze fondamentali dal punto di vista anche turistico, non soltanto per il trasporto delle merci, ovviamente anche delle persone. Quindi io intanto vi complimento per quello che avete fatto, per il dinamismo che caratterizza la vostra azione, quindi voglio salutarvi affettuosamente, permettetevi un saluto affettuoso a Mariella Gerarino, che davvero è un vulcano di idee, e da questa sinergia tra le istituzioni, realtà associative, imprenditori illuminati, docenti illuminati, credo che si possa servire la nostra nazione come merita di essere servita. Grazie. Grazie Salvo, io chiedevo al professore Lettieri se lo facciamo vedere questo ponte che vi riguarda. Sì, prima di far vedere il ponte volevo introdurre il discorso che è stato fatto, perché in realtà è nata l'Associazione Internazionale del Ricambio Corretto proprio in Sicilia, in cui il nostro presidente sarà proprio Mariella Gennarino, e noi abbiamo creduto in questa arte, in questo straordinario viatico esistenziale e artistico delle ricamatrici, in un momento molto particolare in cui ci sembra proprio che il solipsismo, l'isolamento quasi catartico sta riguardando un po' ognuno di noi, e queste grandi maestre del ricamo, qui ne vedo qualcuna, da Enza Termine, c'è la signora Garofalo, ho visto prima Raffini e Maria Mercante, in realtà abbiamo e la signora Scarcella, non vorrei dimenticare nessuno, però in realtà sono tante, per fortuna sono tante ricamatrici. Abbiamo Antonella Cavezzano, che rappresenta una parte delle ricamatrici dalla zona, lei è un assessore del comune di Santa Flavia, e quindi abbiamo una zona importante della Sicilia, ma ci siamo aperti a livello internazionale, siamo entrati in contatto con ricamatori norvegesi, afghani, iracheni, siamo entrati in contatto con ricamatori dal Canada, da New York, e questo perché intendiamo veramente rendere internazionale questo ragionamento. Non c'era modo migliore di poter collegare le due terre della Sicilia e della Calabria proprio con
un particolare scialle ricamato che consentirà il passaggio, almeno in questa mattinata, in questi pochi minuti. Lo so che ci sono dei miei studenti che in questo momento gli girano, perché per andare da Messina a Reggio Calabria tutte le mattine si alzano alle 5 del mattino, ma l'arte serve a questo. L'arte serve ad aprire la mente e a proiettare l'uomo in una dimensione legata all'avanzamento, al futuro, altrimenti no, ci rimarrebbe soltanto la catastrofe, ci rimarrebbe soltanto l'immobilismo, la difficoltà che si incontra nel realizzare le grandi opere. Con l'arte oggi andiamo avanti, grazie alle visioni di Paolo Giosuè Genoese e di Davide Pellicanò, e abbiamo potuto realizzare questo ponte che tra poco il maestro genovese ci farà vedere, su un'idea artistica e concettuale proprio di Mariella Gennarino, che ha selezionato un ricamo di cui ci parlerà chiaramente nei prossimi minuti, un ricamo molto particolare che rappresenta un po' l'identità della nostra civiltà, rappresenta tutta una serie di storie importanti che hanno riguardato quel crocevia di cui vi parlavo all'inizio del nostro incontro, che si chiama Mediterraneo. Ecco, proprio su questo, a congiungere i due lembi di terra che separano Scilla da Cariddi, ma diremmo la Madonna dei Pescatori di Messina da quello che è chiaramente la San Giovanni in Fiore, ecco, queste due potenti realtà che rappresentano l'uno e l'altro lembo di terra, siamo riusciti a collocare un simbolico scialle, così come gli altri artisti tra poco ci faranno vedere come attraverso la loro arte hanno costruito il loro bridge. Prego, Genoese, se puoi. Sì, tutti. Inutile continuare con i ringraziamenti, sono veramente orgoglioso di essere qui e di prendere parte a questo incontro di una caratura veramente alta. E poi siamo all'interno dell'Accademia, quindi sono veramente felice di avervi qui presenti. Con Davide, che è un mio allievo veramente preparato, davvero preparato, abbiamo raccontato per immagini e per le sensazioni della fashion designer Mariella Gennarino, che ringrazio e mi ha fatto veramente tanto piacere incrociare, grazie al professore. Anche a me. Grazie anche a te. Davide, fatto un lavoro bellissimo. Guarda, mi sono commosso, un lavoro molto poetico, molto inerente anche a quello che poi è la mia sensibilità, quindi grazie. Ti ringrazio per i complimenti, e li giro anche a Davide, che c'è molto del suo, della sua sapienza con i software, insomma, gli ho aiutato un po' le... la cosa interessante che volevo dire, intanto che Davide condivide, è questo concetto molto importante del ponte. Io abito in una zona di mare di Reggio Calabria e vivo appunto quasi sulla spiaggia, e il ponte è qualcosa a cui penso quotidianamente. E il ponte oggi è anche qualcosa di molto emotivo, no? Il ponte è uno sguardo, un abbraccio, è un bacio, è qualcosa che fa incontrare realtà differenti, ed è quello che sta facendo oggi il maestro Lettieri, quindi sono molto felice di questo. Davide, vedi se funziona l'audio, così trasmettiamo il video. È stato realizzato molto velocemente su sensazioni, quindi... È un video molto 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 intenso. Sì. Ringrazio. Ricordo che questo, che lo scialle che si vede in questo video appartiene alla mia famiglia, è stato trovato in questi ultimi giorni quando il professore Lettieri mi ha chiesto, perché nasce tutto da una sua idea, se avessi appunto uno scialle da poter filmare. Sono andata nei cassetti delle case che abbiamo un po' sparse nell'entroterra siciliano e sono andata a scovare questo scialle meraviglioso, che probabilmente era di una tritavola, dove appunto i punti sono particolarmente belli e complicati, e ancora non sono riuscita a trovare qualcuno che decifrasse con quali arnesi è stato realizzato. Quindi sono delle cose particolarmente preziose. E c'è dentro tutto, che poi magari lo diremo dopo, però ecco, giusto per capire intanto da dove nasce questo scialle.
Mi sono emozionata, devo dire, quando ho visto questo video. Grazie. Vediamo. Sì, datemi un feedback sull'audio, se si sente. Si deve pure in fermo immagine, Davide. Okay. Sì. L'audio non ce l'abbiamo, quindi ti conviene fare la condivisione della scheda. Vediamo se... Ah, ok, sì. Allora, un attimo, lo metto sul... Se non sente l'audio, lo metto sul browser. Sì, scusate. Lo possiamo... L'audio lo possiamo mettere sul telefonino? Dico una fesseria, lo possiamo mettere sul telefonino? No, ma un secondo, perché dipende dal tipo di presentazione che stiamo facendo, semplicemente questo. Ci stiamo abituando a diventare sempre più versatili rispetto ai Meet Online. Ci vuole solo poca pazienza. Ok, dovremmo esserci adesso. Sì. Grazie. Quindi questa è la prima parte, insomma, di sensazione che abbiamo creato con questo ponte creato del profilettore. Grazie a te. Bellissimo. Grazie per complimenti. Molto bello, molto bello. Adesso io, proprio perché ha preso la parola, volevo passare la linea al maestro Antonella Barbarossa, che ci farà ascoltare una straordinaria composizione da lei interpretata. Ha avuto una scelta e poi durante questi giorni ha cambiato, e adesso ci dirà perché. Sì, grazie dell'invito e un saluto affettuoso a tutti i partecipanti. Un saluto, devo darlo ufficiale, l'ho appena sentito, dal presidente della conferenza dei presidenti delle Accademie di Belle Arti, onorevole Pino Soriero. Allora, stamattina ho fatto la studentessa perché ho seguito veramente con attenzione tutte le lezioni. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? E perché sennò si ingenera quello che diceva il professore Lettieri, grande critico d'arte. Allora, il ponte sullo stretto ideale è quantomeno necessario. Una sola cosa devo dire al professore Lettieri. Questo mezzo che stiamo utilizzando ci dovrà molto servire a livello di collegamenti internazionali, ma come europei, noi, finita questa vicenda del coronavirus, ci vogliono un po' di mesi, quindi dobbiamo tenere i nervi molto saldi,
dobbiamo necessariamente, come continente più antico dei cinque continenti, ritornare ad una vita reale, con un parquet d'arte impressionante ai quali i nostri giovani potranno ispirarsi tranquillamente. Io sono quella collegata dalla Calabria e ho sentito il suonatore di congas. È uno strumento da noi, terra di cristiani, importantissimo, che ha anche un significato molto importante, tant'è che nella mia musica lo sentirete, non ci sono solo io e la chitarra elettrica, ma c'è anche proprio uno strumento che da noi ha un particolare significato. Detto ciò, Reggio Calabria, e adesso qui mi spendo un attimo anche per il nostro ministro Franceschini, che auspica una rinascita, un rinascimento dell'arte. Noi dobbiamo aiutare il nostro governo in questo momento. Abbiamo il dovere di farlo. Reggio Calabria è la nostra città metropolitana ed è l'unica città della Calabria che ha due istituzioni pubbliche molto importanti. Una è quella dove ho il piacere di essere stata ospitata, che è l'Accademia di Belle Arti, e l'altro è il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, che dovete sapere è il più antico della Calabria, in quanto è nato a suo tempo come sessione staccata di Napoli. Allora, tra l'altro, ci separa solo uno stretto dalla Sicilia e da una città che io amo moltissimo, che è Catania. Sapete perché? Perché è la patria di un grande presentatore della televisione, Pippo Baudo. Quindi per me Catania non si tocca. Perdonate questa piccola parentesi, ma non solo Catania, c'è anche Messina, c'è Palermo. Sono assolutamente quindi d'accordo con lei. Cioè, io ho una piccola preferenza dovuta a Pippo Baudo, ma ci sono. È stato uno dei primi a premiarmi quando all'inizio ho fatto la mia prima sfilata. Lui mi premiò con la Giara d'Argento, ecco, che era un premio internazionale importantissimo. Devo dire, ormai non c'è più, perché non c'è più. Lo dico, è un grande presentatore, ma è una grande persona di cultura. Pensate che dico Matteo Pianoforte, laureato in legge, ma insomma è un pezzo. E poi abbiamo il pulso di Baudo in Sicilia, quindi per noi è un deus. E allora, come dicevo, è auspicabile sicuramente nella terra della Magna Grecia questo ideale stretto, poi speriamo anche di avere un altro tipo di stretto, perché io soffro il mal di mare, quindi se lo fanno sotterraneo e ci possiamo passare con le macchine è meglio, mantenendo anche quella di mare. E per cui auspico, nella scelta, voi sapete, di una riforma che è in atto, che ci riguarda, e che tutto vada a convogliare, questo è il mio, mi permetto, un suggerimento da calabrese, tutto vada a convogliare su Reggio Calabria, anche perché alla luce, come avete visto anche di quello che mi è successo ieri, siamo alle frodi delle email con delinquenti che poi chiedono a nome tuo soldi, cose, cioè mi è successo l'ira di Dio ieri, questo se è successo a me state tranquilli che succederà a tanti, non possiamo andare avanti così, quindi quando io dico è auspicabile la nostra vita, un ritorno alla vita reale, anche per evitare tutte queste cose. Professore, la fretta, professore Lettiere carissimo, la fretta nell'arte non va bene,
assolutamente non va bene. Il cellulare deve ritornare a fare il suo uso di cellulare. Queste piattaforme, che sono importantissime, ci devono servire di collegamento internazionale, che certamente tanti anni fa non c'erano. Però attenzione, poi il resto non deve variare più di tanto. E soprattutto noi abbiamo un patrimonio artistico antico da tutelare e da far vedere, ma non solo virtualmente. E ha ragione il sindaco di Catania quando dice: noi dobbiamo ripromuovere il turismo, che non può essere virtuale, ma deve essere reale, reale. Poi sta a noi costruire una sana scuola per questi giovani che in futuro ci rappresenteranno attraverso le immagini, indubbiamente, ma non solo, non solo. Attenzione, il patrimonio artistico potrebbe essere visto dagli africani, così come noi andiamo in Africa per vedere ciò che è loro, che fa parte di un patrimonio dei secoli passati. Il futuro non ci deve spaventare più di tanto. Certamente c'è una grande convivenza che dovrà essere fatta tra noi umani e i robot, che già avete visto che già ci sono, questo futuro molto tecnologico, i nuovi mestieri, così come io mi auguro di andare un giorno a Parigi a vedere niente di meno la Torre Eiffel, che so che stanno riprendendo con il colore d'origine, come l'ha voluto chi l'ha creato, Eiffel, giallo, pensate un po'. Quindi i colori sono importanti anche in questo. Quindi la verità, come dice Aristotele, sta sempre nel mezzo. Non dobbiamo essere né troppo tecnologici né troppo all'antico. E io, per quanto riguarda all'antico, ci sono solo in cucina. Cioè i cibi devono essere all'antica. Per il resto, invece, sono una molto propensa alla tecnologia avanzata, purché non ci siano delinquenti e disgraziati come mi è capitato ieri. Maestro, vediamolo sul livello tecnologico, riproduci la tua musica, così vediamo. La mia musica, sì, che tra l'altro ho cambiato perché le immagini che sono mie, dovete sapere che io sono anche una, a livello dilettantesco, ma sono una fumettista, una comica, e allora vedrete tutti i miei disegni di Pitagora, perché è nelle mie intenzioni scrivere un fumetto per i ragazzi su Pitagora, dove do anche delle soluzioni che riguardano una mia personale ricerca, che il professore Lettieri conosce molto bene, proprio sulla soluzione del coronavirus. Spero di dare la soluzione giusta, sto molto studiando, sto molto scrivendo, e lo farò attraverso le immagini che vedrete, niente è casuale. Su questa musica che ho scritto nel 1988 e che ho visto più adatta a collegarci intanto virtualmente, questo ponte. I ponti costruiscono sempre l'unione, quello che non dobbiamo fare è costruire muri. Ponti sì, no? In architettura, tra l'altro, considerati sempre molto importanti. Spero di non essere andato troppo fuori dal seminato. Assolutamente, maestro, vediamoci questo video con la musica e le immagini. Grazie. Io penso che il maestro stia aspettando forse che lo riproduca qualcuno di noi. Maestro,
Hai bisogno di supporto per riprodurre il video? Sì, io te l'ho mandato, producerò tutto, bene, che ci stai bene. A fare? Ah. Allora facciamo in questo modo. Io adesso lo giro a Barbera, così ce lo riproduce lei. Intanto però, mentre sistemiamo... No, però è legata dal telefono, quindi non riesco, perché ho problemi di linea. E allora lo mando a Genoese. Va bene, che è più tecnologico in mezzo a noi. Maestro, ti giro il video per riprodurlo. E te lo mando un attimo, magari sulla mail. Se mi dici mi scrivi la mail qui nella chat, così te lo giro subito. Intanto ripassiamo. Sì, perché questa è un'operazione, professore, che puoi fare solo tu che sei. Sì, non ti preoccupare. Adesso lo facciamo della piattaforma, non lo posso fare io. Ce lo fa il collega Genoese. Intanto vi voglio ripassare la parola al fashion designer Gennarino mentre prepariamo il video del maestro Barbarossa, in modo da poter trasmettere ancora qualche contenuto prezioso rispetto alla trama di cui abbiamo parlato, del ponte, il concetto del ricamo e tutto ciò che ne discende, chiaramente. Prego, maestro. Intanto io non so se, non ricordo se ho salutato le nostre ricamatrici a ovest e ad est, perché ci tengo tantissimo, anzi se facciamo intervenire l'assessore Antonella Cavezzano mi farebbe piacere salutarla, magari prego. Un attimo con lei di questa nostra esperienza. Ciao Antonella, benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie. Lei, l'assessore alla cultura del comune di Santa Flavia, dove c'è una ricchissima, devo dire, come dire, è vivacissima per quanto riguarda le ricamatrici e le merlettaie, perché ci tengo a precisarlo, le ricamatrici desiderano anche essere chiamate merlettaie, perché non... Tra l'altro non ci sono solo ricamatrici, ma ci sono anche ricamatori, come tu ben sai, ne abbiamo avuti diversi, in questo mi rivolgo anche ai ragazzi, che sono la parte più importante di questo seminario, sono persone che hanno lavorato sia per Dior che per Versace, quindi come vedete l'alta moda può benissimo essere, diciamo, può partire benissimo da quello che sono poi le nostre tradizioni, la cultura, il tombolo. Lo stilato siciliano, e come diceva ieri il presidente Boselli, non c'è bisogno di fare tutti i fashion designer, tutti gli stilisti, tutti una determinata cosa, ma ci sono tante altre attività, tipo la modellistica, tipo appunto il ricamo, che potrebbe essere anche il lavoro del futuro, fare un abito d'alta moda con un ricamo fatto a fuselli diventa veramente un abito da Emirati Arabi, perché i costi sono altissimi. Quindi questo è una cosa, è un segnale che volevo dare. Ecco, se parliamo di ricamo e merletto, non parliamo del ricamo e merletto riferito ai nostri corredi, che comunque sono sempre un valore. Mi riferisco all'alta moda, che ha sempre dettato un po' legge su quello che sono le tendenze, e a cui già i primi fashion designer come Poiret diciamo si affidarono, appunto, a queste merlettaie, prima inserite da Colbert in Francia, ma ancor prima partono proprio dagli opifici di Palermo, di Palazzo Reale, come tu ben sai, Antonella, con Ruggero II. E quindi dicevo che c'è un grande bacino di merletti proprio dal tuo lato, dal lato occidentale. Parlaci un po' di questa associazione internazionale che avete fatto anche voi lì a Santa Flavia, no? Sì, proprio per, sì, Mariella, per valorizzare il merletto in Sicilia. Sì, Mariella, io ringrazio tutti intanto per avermi fatto partecipe di questa meraviglia, perché comunque io non sono un maestro. Io sono un semplice assessore che porto avanti, certo, di portare avanti la cultura. Come dicevi tu, ho subito abbracciato questo progetto, allora portato avanti da Mariella Gennarino e dal professore Lattieri. Mi sono attivata nel mio... Di noi tre per primi, cioè il professore ha dato questi input e noi lo abbiamo seguito subito. Assolutamente. Sì, e io subito ho preso la palla al balzo, infatti ho creato un piccolo gruppo qui nel mio territorio, e devo dire che sono persone, sono donne e uomini
che hanno avuto un entusiasmo pazzesco, tra l'altro tradizioni che sono state portate dalle mamme ai figli. La cosa più importante che ci tengo a sottolineare, perché vedo tantissimi giovani qui presenti, è appunto di cercare di non dimenticare queste tradizioni culturali che sono patrimonio importante della nostra realtà. Assolutamente, assolutamente. Quindi ci tengo tantissimo a sottolineare questo. Assolutamente. Tra l'altro, proprio nel tuo borgo marinaro nasce quello che sarà poi anche il macramè, che poi sarà anche riprodotto in Francia, perché erano i pescatori che tramavano le reti e poi le donne ricamavano sopra. Quindi tutto parte da un ricamo, diciamo, prodotto dall'uomo, perché anche i ricamatori a Palazzo Reale inizialmente erano maschi, erano greci, erano arabi, e chi ricamava nel 400 erano uomini, e i ricami di questi bellissimi arazzi, insomma quello che poi andava ad adornare le case o gli abiti delle nobili donne, erano realizzati i disegni da persone importanti, da personaggi importanti come Leonardo, come Pollaiolo, come Michelangelo. Quindi cioè, è un'arte importante, cioè una forma d'arte, un'arte applicata, però una forma d'arte molto importante, diciamo. Quindi ricordiamoci che stiamo parlando, ecco, voglio dare valore a queste persone che comunque si spendono in un'arte molto importante, ma allo stesso tempo molto laboriosa, perché pensiamo che per fare un pezzettino di un tombolo ci vogliono mesi, cioè per fare 20 centimetri di tombolo ci vogliono 3 mesi, 4 mesi, quindi è veramente un'arte importante, e che negli anni passati, appunto nei secoli passati, era più vicino come tipo di manualità alle nobili donne, infatti passavano le loro giornate ricamando. E fu proprio Caterina dei Medici che portò quest'arte, questo puntanair, lo portò in Francia nelle corti. Lei sposò Enrico VI e quindi fu la prima. Quindi partì dalla Sicilia, ma arrivò in Francia grazie a un'italiana, grazie a una nobildonna italiana. Però, professore Lettieri, che ne dice lei? Ma noi abbiamo dato spazio durante questo anno accademico veramente degli approfondimenti che poi hanno avuto un grande consenso su questi concetti, e la cosa importante da evidenziare è sicuramente il fatto che la storia del ricamo del merletto, ecco, per essere un pochino più precisi nel rispetto delle ricamatrici che ci stanno seguendo, è una storia di civiltà, perché viaggia di pari passo e non parallelamente. Ci sono tante trasversalità che attraversano la storia della civiltà, mi riferisco a tutto quanto è nato, a partire proprio dalla nascita della scrittura. Perché quando è che nasce la civiltà? Nasce con la possibilità di comunicare attraverso la scrittura e con l'Antico Egitto. E guarda caso, proprio nella tomba di Tutankhamon troviamo i primi esempi di ricamo. Questo che cosa significa? Significa che c'è una particolare compenetrazione, è come se il ricamo fosse testimonial della, diremmo oggi, della civiltà, di quella che è stato un processo storico culturale che ha portato poi attraverso la civiltà del rosso, attraverso la civiltà fenice, che sono stati i primi a creare dei veri e propri scambi con degli scali proprio in Sicilia, in Sardegna, in Spagna, hanno cominciato a farci capire come si poteva avviare un commercio di tipo internazionale, ovvero fatto di uno scambio, di una domanda, di un'offerta. E questa civiltà via via poi si è cominciata a stabilizzare nel Peloponneso, e da lì è nata l'antica Grecia, con un culto della bellezza particolare, ma soprattutto con un culto dell'armonia, un concetto fondamentale che è tanto caro proprio ai musicisti, proprio ai maestri. Senza l'armonia, senza la regola, il canone, quello che noi chiamiamo stile, poi da quel momento in avanti lo chiameremo stile, e soprattutto senza l'ordine, quei famosi tre ordini di cui si parla quando si parla dei tre periodi della Grecia classica,
mi riferisco a quello chiaramente dell'arcaico, quello classico e quello ellenistico. I tre ordini sono la base fondamentale della civiltà, perché senza ordine, con il disordine e con il caos, non esiste arte, non esiste cultura. Bisogna dare sempre una risposta in termini di armonia. Che cos'è il ricamo? Il ricamo è la sintesi più alta di questo concetto, di quello che la signora Garofalo più di una volta ha chiamato dualismo, questa presenza del vuoto e del pieno, del chiaro e dell'oscuro, della luce e della materia. Da questa dicotomia straordinaria nasce il ricamo come sintesi di questo concetto di ordine, fatto di tecnicismo sicuramente, ma che ha un alto valore poetico, in quanto è una pratica esistenziale quella del ricamo. Senza una grande forza interiore non si può praticare quest'arte, come la musica del resto. Un musicista o un maestro d'orchestra come fanno a lavorare se non hanno una grande forza interiore? Che fanno? Vanno così, a tentativi. Bisogna saper coniugare la disciplina da un punto di vista accademico e tecnico con una forza interiore, diventare veramente maestri, come dicono i maestri zen, diventare il bambù prima di dipingerlo. Questa è la chiave di lettura di alcune pratiche come quella del Merlet. Se non ci si sente veramente ricamatori e ricamatrici, se non mi sento maestro, io non posso suonare, perché non è quello che faccio. Ecco, non so se Genovese è pronto con il video del maestro. Allora, se non è pronto, intervengo di nuovo io. Sì. Dove pensavo appunto di ringraziare ancora una volta Genovese e Pellicanò per il lavoro che hanno fatto. Non, vedo, non lo vedo, sarà preparando la proiezione. E quindi, continuiamo ancora. Questo continuo io. E quindi questo ponte che abbiamo visto è fatto di trame, di storie mitologiche, dove Ulisse, ecco, questa è una parte che potrebbe interessare ai ragazzi, dove Ulisse si scontra con Scilla e Cariddi, malgrado gli avvertimenti di Circe, e dove i sei più importanti uomini di Ulisse, quelli che praticamente erano i navigatori forti di Ulisse, proprio gli amici di Ulisse, i compagni, quelli veri, quelli di una vita, perdono la vita proprio per mano di Scilla, dell'inghiotte. E quindi cosa succede? Che questa discontinuità del mare e la sacralità di queste acque date dalla discontinuità non deve essere interrotta. Questo aveva avvisato Circe e Ulisse. Non passare quel mare, perché non devi interrompere quella discontinuità, perché è una sacralità. La sacralità è data dai dei, che vogliono assolutamente che si porti discontinuità e che si interrompa questo legame che ci può tra il mare e i regni di terra. Quindi cosa succede? Perché nell'inferno dantesco vediamo Ulisse, che è stato punito per la sua ibris, proprio per la sua trapotanza, e appunto punito con la tisis degli dei, che appunto induce questa punizione divina proprio per aver oltrepassato quelle acque sacre. Se Genovese è pronto, io mi interrompo. Ci sono, sì. Ok. Grazie. Ok. Ditemi se sentite l'audio, per favore. E vedete tutti, sì? No. Adesso no? Sì. Adesso okay, sì. L'audio. Vediamo sì. E sentiamo. Perfetto.
Eccoci qua, che meraviglia. Complimenti al maestro Barbarossa e a coloro che hanno partecipato. Alessandro Ricci in modo particolare, che ha partecipato alla realizzazione di questo bellissimo video. Intanto io adesso però sento il dovere di salutare l'editorialista di moda Aldo Premoli, che vedo qui da qualche parte, è veramente una delle penne più importanti che abbiamo in Italia nella critica dell'alta moda, soprattutto, insomma, voglio dire, ha avuto la sua importante fortuna legata a Vogue Uomo e poi chiaramente a vario titolo, sempre però trattando e lavorando ai nomi più importanti, soprattutto dell'alta moda, ma anche dell'arte contemporanea. Lo volevo salutare perché la sua presenza per me è come quella di un Dio protettore, questa lì, e io mi sento al sicuro, perché se si va su un argomento particolarmente specialistico, lui è capace veramente di parlare di tutto, perché sono 40 anni che segue la moda a livello internazionale. Abbiamo avuto il suo sostegno durante tutto l'anno accademico, i suoi apporti preziosi che continuano anche oltre le lezioni, perché abbiamo una chat dove ci scriviamo con gli studenti e io gli mando tutti i testi, tutto quello che lui riesce a produrre. Adesso, prima di passare poi a un saluto da parte del rappresentante di Sua Altezza Reale Beatrice di Borbone Due Sicilie, che ho visto lì. Sì, ha mandato, caro Pasquale, ha mandato un messaggio istituzionale per noi. Vuoi che lo legga? Certo, certo. Allora, la principessa è dispiaciutissima, ma è a Parigi, quindi non riesce a collegarsi da Parigi. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare per il vostro invito e dirvi quanto sono felice di poter dare il mio saluto, soprattutto in questo periodo così difficile. Attraverso la mia famiglia ho naturalmente un fortissimo attaccamento all'Italia regionale e in particolare alla nostra terra di Sicilia. Il suo patrimonio architettonico, storico, artistico e artigianale è così ricco che ci vuole più di una vita per visitarlo completamente. La cultura è prima di tutto ciò che condividiamo, una storia, una lingua, i sogni. E anche l'impronta che la nostra mente pone sulla materia, la forma dell'oggetto, i colori della pelle e il suono della terra. La cultura della Sicilia è prima di tutto un mondo di ricordi. Fonde la memoria dell'architettura greca con la magnificenza dei palazzi italiani, gli echi dell'arte bizantina con le millenarie vergini nere della nostra terra, le antiche canzoni popolari siciliane con le magiche parole di Pirandello. La cultura della Sicilia è anche un movimento verso il futuro creato dall'antico di oggi, dal sapore della cultura vulcanici, dagli eventi che celebrano la nostra identità. Preservare la cultura come base storica e come vettore di progresso è sempre stato un obiettivo per la mia famiglia e mi impegno personalmente, penso nella creazione dei tesori delle due Sicilie. Insieme difendiamo tutte queste espressioni che emanano dalla nostra anima più profonda e che si proiettano verso un futuro promettente. Buon lavoro a tutti, viva la Sicilia, viva l'Italia meridionale, tutta la Sicilia. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie allora a Sua Altezza Reale che con questa testimonianza ci ha resa partecipe del suo entusiasmo verso la nostra ricerca. Voglio soltanto evidenziare un concetto importante, per me fondamentale. Quello che stiamo facendo stamattina è un momento di un percorso che però poi avrà un seguito, avrà una evoluzione, perché chiaramente questa è una traccia che noi stiamo coltivando ormai da anni e lo continueremo a fare, nel senso che questo è un laboratorio, il laboratorio dello stretto, e non è un laboratorio che finisce questa mattina. E io proprio sulla base di questo discorso volevo invitare il maestro Francesco Scialò, che è il nostro direttore artistico, penso che sia qui,
Sì, eccolo qua. Allora, per noi è veramente un onore averlo con noi, un grande artista, un grande maestro, persona di grande sensibilità, cui mi sono riproposto di dedicare una mostra con un catalogo monografico che sarà esposta in uno dei più importanti musei d'Italia. Non gli dico ancora nulla perché poi ci dobbiamo lavorare e sarà un momento di ricognizione della sua traiettoria espressiva. È un artista, vi confesso, che conoscevo poco. Ho avuto modo di visitare il suo studio, i suoi studi, che sono dei veri e propri laboratori dove si pratica soprattutto un'arte di tipo sicuramente concettuale, poverista, ma un tipo di arte fortemente vissuta e sentita dall'artista, cioè una compenetrazione fortissima anche nell'allestimento degli ambienti, nel modo di come vengono vissuti gli ambienti. È una realtà che adesso, assieme agli altri colleghi teorici che sono qui presenti in questa meravigliosa classroom, questo MIT, e avremo modo di documentarla poi in un catalogo a lui dedicato. Ci cominceremo a lavorare dalla primavera e in autunno, quando sarà rischiarata anche un pochino meglio questa situazione sociosanitaria di città, faremo veramente un grande evento dedicato al maestro Chalot. Intanto, come pillola di questa sua arte, di questo suo sentire, perché lui è un artista fondamentalmente multisensoriale, il suo è il laboratorio sensoriale legato all'esperienza vissuta, legato soprattutto a una opposizione di quella che è la condizione di cui vi parlavo prima, della società dei consumi, dove si butta tutto e dove c'è una forza gravitazionale che ci attrae verso il consumo. Questa forza gravitazionale che troviamo quasi sempre nelle sue installazioni, nelle sue opere site-specifiche. C'è come una forza, come un gorgo che trascina spesso verso il basso gli oggetti, i corpi. È veramente una ricerca straordinaria. Oggi ci proporrà un evento sensoriale molto particolare, perché ci farà vedere il suo modo di concepire artisticamente il ponte sullo stretto. Lo ha fatto attraverso una pratica, come vi dicevo, di vita vissuta, perché attraverso i bicchieri che sono stati presi praticamente dai locali che lui ha frequentato, ha guardato lo stretto di Messina dal fondo del bicchiere, come se ci fosse stata una veramente una sorta di compenetrazione dell'artista all'interno di questa realtà geografica, geomorfologica, questa realtà fisica. Ecco, lui la rivive attraverso il fondo del bicchiere, dunque un'esperienza poetica e sensoriale che vedremo nel video che gentilmente il nostro studente Simone Fotia, che ringraziamo per la sua gentilezza, ci proietterà adesso, in modo che poi sarà Federico Fusi, il direttore di Radio Arte, collega dell'Accademia di Belle Arti di Roma, a porre una domanda critica, chiaramente analitica, su questa performance al maestro Chalot. Prego. Siccome Pasquale, se mi posso permettere, siccome il video è più lungo, No, continua, mentre lo riproduce Fotia. Come sono 5 minuti, non è che... Sì, no, nel senso, per nominare tutti gli amici che sono intervenuti. Facciamo entrare per un saluto Antonino Amato, così lo liberiamo. Sì, liberiamo. L'avvocato di Antonino Amato, cioè, sì. Sì, buongiorno a tutti. Antonino, ciao, mi dispiace tantissimo che su Altezza Reale non sia potuta essere con noi. Potrei fare un attimo la riproduzione? Sì. Prego, avvocato. Sì, grazie, dispiace anche a me il messaggio che Mariella ha già letto, penso che è sintomo appunto di questo dispiacere comune. Purtroppo speriamo che quando prima possiamo tornare a essere tutti quanti di presenza e avere il piacere di... Io penso di fare una cosa, Antonino, pensavo di fare questo in accordo col professore, se appunto è d'accordo con me, di rivederci in un'altra classroom, che ne dici Pasquale?
dove può intervenire la principessa, dove possiamo parlare. Perché noi incontreremo il 25, mercoledì prossimo, incontreremo Versace, poi successivamente incontreremo Mimmo Paladino, Tony Gregg, e in un'altra lezione dedicata alla moda incontreremo Roberto Capucci, Guy Mattiolo e Regina Schreger. E quindi i nostri percorsi di storia della moda e di storia dell'arte, il nostro laboratorio dello stretto, di cui il professore Scialò è direttore artistico, continueranno fino alla fine dell'anno accademico. Questo è un laboratorio vivo, è un laboratorio esperienziale di confronto e scontro. Fino adesso non ci siamo ancora scontrati, però ci scontreremo pure, perché senza lo scontro, io mi ricordo. Allora, Antonio, facciamo così, siccome abbiamo io e il professore abbiamo tantissimo piacere di avere te, la principessa soprattutto, ci rivediamo e così possiamo parlare della Porta Ferdinandea, tanto cara la principessa. Tra l'altro, lo faremo nel prossimo incontro, preparate la principessa col diadema, lo scettro e il trono. E nel prossimo incontro, una bellezza incredibile, guarda, io non ho mai visto la principessa più principessa di lei. E nel prossimo incontro la inviteremo e la faremo intervenire nella nostra. Tra l'altro, Antonino, ti volevo dire che abbiamo accennato al sindaco Pogliese e che devo dire che è assolutamente molto propenso a fare quello che gli abbiamo chiesto. Quindi ci vediamo senz'altro. Poi quando a Catania andiamo a trovare personalmente il sindaco, così glielo chiediamo vis-à-vis, che è la cosa migliore. Senti. Devo dire che mi sono, dicevo che mi sono collegato nel momento in cui proprio il sindaco la chiamava Porta Ferdinandea, quindi per un catanese appunto che crede particolarmente a questo momento, è stato un bellissimo momento. Ma siamo avanti, perché stamattina l'ho sentito al telefono, gli ho detto sindaco, ma sto garibaldino lo dobbiamo fare. Come vedete l'avvocato Rao ha un bel accento bergamasco, eh? Si chiama Amato, sei Rao. Allora, io mi metto d'accordo adesso, però, siccome c'è Maestro Barbarossa che alza la mano, ma non ha capito che la mano si può alzare, visto che lei è particolarmente tecnologica, maestro, c'è una manina lì sotto che si può, con cui si può prenotare, e deve aprire il microfono, cioè il microfono spento. Devi scrivere qua. Maestro, c'è il microfono spento, Barbarossa, c'è un'icona con un microfonino su cui devi parlare. Eccola. Volevo dire, alzo l'indice e non la manina per essere un po' reale. Allora, mi collego all'invito della grande professoressa Gennarino per dire che quando nella prossima ci sarà Sua Altezza la Principessa, avrà una protezione particolare, la mia, perché Lady Abba, così come avete visto nel fumetto, è veramente una dama templare. Io sono una nobile dama templare, a protezione del Santo Sepolcro. Avete capito che la mia religione è quella cristiano-cattolica. Quindi è un mio dovere virtuale essere a protezione di Sua Altezza quando ci sarà. Quindi, professore Lettiere, le tocca rinvitarmi. Maestro, per noi è solo un onore. Adesso però ci dobbiamo fermare un attimo perché ci dobbiamo gustare letteralmente il lavoro realizzato dal maestro Scialò, che vi posso assicurare è un artista nel vero senso della parola, cioè fa l'arte sulla propria pelle. E poi dopo Federico Fusi, il collega dell'Accademia di Belle Arti di Roma, ci farà una domanda proprio al maestro Scialò, che è il direttore artistico di questo laboratorio dello stretto. Prego, Fotia. Che ti scherzo? Nessun problema, alla prossima. Eh? Nessun problema, dice alla prossima. Allora, volevo dire qualcosina sul lavoro, visto che prego maestro, prego. Visto che è abbastanza lungo, sono 5 minuti, però sono la visione è sempre attraverso i bicchieri, per annoiarci un pochettino a vedere le foto in silenzio. Praticamente, come diceva anche il professor Lettieri, sono bicchieri che ho recuperato durante il viaggio, dopo aver bevuto un drink o qualche altra cosa. Perché questo lavoro attraverso vedere lo stretto? Il viaggio parte
da Villa San Giovanni attraverso lo stretto, poi tutta la Sicilia orientale, Catania, Siracusa, Noto e finisce a Palermo. Perché ho voluto fotografare la Sicilia, lo stretto, attraverso il bicchiere? Perché sono paesaggi talmente perfetti, abbiamo dei monumenti stupendi, la perfezione assoluta, come diceva anche la principessa, la bellezza della Sicilia. Ho voluto rompere questa perfezione, portare un po' di caos in questo paesaggio, perché la perfezione a volte non va sempre bene, no? Mi ricollego anche alle parole del professore Lettieri: l'artista ha bisogno di caos, ha bisogno di non vivere sempre bene, no? Altrimenti si impoverisce anche lo spirito. Io sono nato e cresciuto in uno dei quartieri più disastrosi, più malfamati, non di Reggio, non della Calabria, non dell'Italia, ma d'Europa. Il famigerato 208, chi è di Reggio conosce questo quartiere. Ebbene, questo essere nato in un luogo così mi ha formato, mi ha riempito di energia. La mia è una città perfettamente sporca, nel senso piena di spazzature, rifiuti, buche, però ci vivo benissimo perché i rifiuti per me sono la ricchezza. Io vivo i rifiuti nel senso che le mie ispirazioni le trovo in queste montagne di rifiuti. Gli oggetti che la gente abbandona sono creativi. Quando il comune decide ogni tanto di pulire una strada, io non ci passo più la strada perché diventa una strada troppo pulita, troppo povera per me. C'è una canzone di Lucio Dalla molto bella su Lugano, vi invito ad ascoltarla. Lui trova questa città troppo pulita, quindi già lui ha questo momento un pochettino di spaesamento, cioè non ha più ispirazione, quindi anche sputare a terra per lui diventa un momento di disagio, non riesce a vivere bene questo luogo. Ebbene, io ho vissuto anch'io in questi luoghi troppo puliti, questa sensazione. I miei viaggi più belli li faccio nelle periferie delle grandi città. Io sono del sud, mio nonno era di Napoli, mia nonna è di Palermo, mia madre di Reggio, mio padre è nato in Africa, quindi sotto il sud proprio lo sento con tutta la sua energia, e questa è una cosa che mi riempie molto. Poi i miei viaggi più belli, ripeto, oltre le periferie italiane, anche a Shanghai, a Pechino, intanto andiamo per lavoro, in accademia, sono i posti più belli, dove la gente veramente vive senza timori, senza essere troppo precisi, troppo perfetti. Quindi questo è il mio viaggio in Sicilia. Queste sono anche foto notturne di alcuni posti. Quindi viene trasformato un po' il paesaggio. Adesso il professore è molto più bravo di me a descrivere questa mia sensazione, perché sai, gli artisti sono bravi magari più a lavorare che poi a raccontare il proprio lavoro. Quindi partono le foto dall'alba fino alla notte, al tramonto, tutta la notte, poi ripartono il mattino, tutto un ciclo. Molte ne le ho messe perché sarebbe stato troppo lungo. Sono veramente centinaia di foto in questo viaggio, durato 6 giorni. E i bicchieri mi sono portati a casa perché, come bravo regino, non li ho lasciati in locali, perché sono portati a casa. Sono un po' sparsi tutta casa nel mio studio. È un viaggio fatto diversi anni fa, non l'ho mai fatto vedere, è la prima volta che lo faccio vedere. Ho bisogno di un lavoro che ho tenuto conservato. Poi, quando il professor Lettieri mi ha proposto questa iniziativa, ho detto: questo è il lavoro giusto per vedere. Questo è abbiamo dalla Calabria alla Sicilia, che io sento tantissimo. Scrivi a Lettieri. Federico Fusi c'è? Maestro? Sì, ci sono. Allora, se vuoi approfittare, man mano che scorrono le immagini, fare una domanda. Avevo piacere. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio di questo invito. Saluto gli amici e tutti coloro che sono in collegamento. Un caro saluto direi anche alle ricamatrici con cui abbiamo fatto, tramite il professor Lettieri e il maestro Gennarino, uno splendido programma a Radio Arte. E quindi saluto molto, molto affettuosamente, perché è un programma molto bello su questo lavoro del ricamo.
E volevo anche ringraziare il maestro Barbarossa per il lavoro che ha fatto sentire e che vorrei, se fosse possibile, condividerlo anche su Radio Arte, perché è un'opera che abbiamo molto apprezzato. Si può, maestro? Siete autorizzati, tra l'altro anch'io, come il grande maestro Chalot, gliel'ho appena scritto, perché è veramente straordinario. Grazie. Per la prima volta ho mandato questo mio lavoro dell'88, e proprio in omaggio a questa piattaforma che sempre di più si sta rivelando coesa e veramente sulla strada del bene e dell'armonia e della serenità. Quindi senz'altro, e anzi sono io che la ringrazio. Grazie molto. Radio Arte, ricordiamo per chi non la conoscesse, è una radio web che si ascolta quindi online attraverso il sito www.radioarte.it. Proprio quest'anno festeggeremo i primi del mese di giugno i 20 anni di attività, perché è un'esperienza che è partita nel 2001 in Olanda, una terra molto distante ma comunque vicina nei sentimenti, nell'ambito della mostra di Sonsdeck 9 ai tempi. E, chiaramente un saluto anche da parte della Scuola di Scultura dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, all'interno della quale sono inquadrato nell'ambito del mio servizio nella materia di tecniche per la scultura. E io ringrazio il maestro Chalot per questo video, perché mi ha molto colpito, fin dalle prime immagini. Questa idea, per me è molto bella, di guardare attraverso un bicchiere, e mi ha rimandato un po' a un gioco che facevamo da bambini, era quello di mettersi i bicchieri nelle orecchie, no? Tanto sì, per capirsi. Quindi, non tutti, insomma, a me mi è capitato di farlo. Sì, è bello, E quindi, invece, il maestro Chalot ci ha invitato a mettere i bicchieri sugli occhi. Allora, quando si metteva i bicchieri sulle orecchie era per creare un silenzio, ma per creare una nuova dimensione dell'ascolto. Perché non è che veniva isolato l'ascolto, veniva isolato il suono. Veniva proposta una nuova modalità di ascolto. È chiaro che da bambini non c'era questa sofisticatezza, se vogliamo, questa sensibilità. Ma a me ha colpito molto questo video e mi ha rimandato a un'esperienza personale, un po' verdoniana se vogliamo, però mi piace condividerla. Esattamente 30 anni fa io ho avuto il privilegio di passare molto tempo in Calabria, molto tempo continuativo. E la sera, era un mese di novembre, ottobre-novembre, scendevamo a Scilla e io mi ricordo che ero in una comitiva e tendenzialmente mi isolavo, stavo sulla spiaggia a guardare l'altra parte dello stretto. E per cui ho questo ricordo fatto di luci che vedevo a distanza, nel buio, e di silenzio. Questo è un ricordo molto forte che ho. E quindi, ripercorrendo questo video, mi sono ritrovato nella mia memoria quelle immagini e al silenzio, e per cui quello che vedevo era una sorta di visione del silenzio che ci stava proponendo il maestro Chalot. Quindi la mia domanda era: qual è il suo rapporto con il silenzio e qual è il suo rapporto all'interno di questo video, se c'è, con il vedere il silenzio, perché è quello che lui ci ha invitato in un certo senso a fare. E non è scontato in questo tempo che noi stiamo vivendo, perché esattamente un anno fa, all'inizio della crisi, quello che io mi ricordo molto bene era l'assoluto silenzio che è calato nella realtà, per esempio, in cui vivo, ma che altre persone si sono trovate a condividere, a tal punto che a Radio Arte poi abbiamo fatto, nell'ambito di Chigiana Radio Arte, che è un festival radiofonico che facciamo con l'Accademia Musicale Chigiana di Siena, una trasmissione, una piattaforma, chiamiamola così, dal titolo Beyond the Silence, cioè Oltre il Silenzio, per mettere in ascolto tutta la produzione musicale, perlomeno quella possibile, che gli artisti hanno realizzato durante la pandemia. E quindi questo video credo che sia molto forte anche per il tempo che noi stiamo vivendo e che stiamo attraversando. Ripeto la domanda:
il rapporto con il silenzio nel lavoro del maestro Chalot e anche sulla visione del silenzio. Grazie per la domanda, è molto interessante. Purtroppo io ho un pessimo rapporto con il silenzio. Spesso mi capita anche con il collega Paolo Genovese, mi invita alla sua casa bellissima in Aspromonte, dove c'è troppo silenzio. Non amo molto il silenzio. Diciamo che a me piace sentire il camion della spazzatura scendo giù in strada, il gente che grida. Poi un quartiere sta diventando ogni anno sempre più multiraziale, quindi sentire questi arabi che gridano mi riempie di gioia. Il silenzio mi va un po' stretto, mi angoscia un pochettino, per la verità. E quindi amo il caos, amo la confusione, amo i mercati, la gente che mi urla dietro. Però posso dire una cosa, quando lavoro non metto musica, non metto nulla. Mi piace essere un po' con me stesso, solare, con me stesso. Non amo molto, cioè quando lavoro non amo molto che ci sia qualcosa troppo vicino a me che fa rumore o che mi parli, no? Infatti nel mio studio, quando vengono amici a trovarmi, io mi fermo perché non riesco a lavorare. Però i rumori lontano mi piacciono, sulla strada, in giro, l'aereo che arriva, siamo molto. Quindi quando mi invita il mio collega amico, carissimo amico genovese, a Gondari, mi sembra proprio c'è troppo silenzio, gli alberi, troppo silenzio. No, è bellissima domanda, lo ringrazio questa domanda perché intanto c'è anche questo del silenzio, del rumore. Preferisco più il rumore al silenzio. Ecco, avevo un'altra domanda, se è possibile. Prego, maestro. Quando ha realizzato queste foto, volevo capire, anche condividere con gli altri, se erano stati dei momenti immediati, cioè sono degli shot immediati, oppure hanno bisogno di una preparazione, cioè di un setup molto particolare. No, io lo sempre istintivamente. Anche l'alcol poi mi ha aiutato, oddio, non è che ora sono bevuto, perché non mi piace bere tanto, no? Non amo drogarmi, però amo quel drink, due che mi tengono un po' così, quindi molto istintive. È nato per caso, sono colpito, Floria da Villa e c'era troppo traffico, troppo all'imbarco, e se andai a bere qualcosa, qui ho il bicchiere ed è partito, no? Così. The Villa, in questo barretto, si diceva al porto, l'idea del bicchiere, dove l'ho bevuto, quando ho alzato per finire l'ultimo goccio, ho visto questa luce della nave, il bar di fronte a me. Ho detto, perché non fare questo viaggio così? Con l'ossessione della mia compagna, allora, perché l'ho tormentato, questo bicchiere, lei non ce la fa più, basta questo bicchiere. Perché io poi sono abbastanza stressante quando inizio un progetto, come quando sono stato in un viaggio a New York, è stato per la mia compagna di allora, è stato tremendo, perché invece di vedermi questa città, io ho fatto un lavoro anche lì, ho raccolto 40 gomme da masticare, New Yorkese, perché gli americani sono visti da masticare, mi sono portato in Italia per studiare proprio un modo di masticare diverso, no? È un progetto che ancora in stand by, non l'ho finito, però lei era arrabbiatissima perché mi fermavo sempre a cogliere questa, fotografare la gomma, fotografare la strada, una mappa dura di Manhattan, di Brooklyn, delle gomme a masticare, lei si è arrabbiata tantissimo, quindi noi artisti proprio diventiamo troppo ossessionati, cioè non abbiamo rispetto delle persone che ci stanno accanto. Sicuramente. Insomma. Allora, io volevo però, prima di passare la parola alla collega Cardillo, che ci presenterà l'ultima interpretazione dello stretto, o meglio, fotografare lo stretto, perché lei è un fotografo, nostra docente di fotografia, volevo ritornare dal Gennarino, perché mi sembra che sia entrato l'onorevole Mario Messina. Non so se sia ancora con noi, perché è l'assessore al turismo della regione Sicilia che è entrato, però poi non ne ho più contezza, non so se è ancora qui. Buona, se la finanziaria adesso deve provare, c'è una discussione molto accesa tra vari componenti, per cui c'è anche Alessandro Aricò che mi ha scritto in questo momento di questa discussione accesa, e quindi non si sa se si potranno. No, io dicevo, ma Messina c'è, perché l'ho visto prima, ma poi non.
probabilmente dovuto andare lì. È andato di là. Va bene, adesso... ogni buon conto. Allora, passiamo al momento. Posso chiedere una cosa alla mia comunità, al professore Chalot? A me, le sue opere, così devo dire interessanti, mi ricordano tantissimo, in chiave ovviamente diversa, contemporanea, più fotografica, Bacon. Non la sento. Scusi. Mi ha fatto un bellissimo, come dire, Bacon per me è una cosa straordinaria, perché lui è un grande. È meraviglioso, io lo adoro. La ringrazio per questo. Io lo adoro. Credo che ci sia un binomio, ma si è ispirato o è nata così questa cosa? No, è nata così, però credo che il nostro retaggio, voglio dire, cioè la nostra memoria in magazzino e poi fa uscire le cose senza volerlo. Però non ci ho mai pensato, però la ringrazio tantissimo perché mi piace tantissimo questo. Ma bellissimo, guardi, complimenti, mi piace più di Bacon, ecco, va bene? Allora, passiamo adesso alla professoressa Cardillo, fotografare lo stretto, prego. Allora, intanto è un piacere vedervi e ascoltarvi, e per tutta la mattina per me mi sono deliziata nelle cose che avete detto, e abbraccio tutti, vi abbraccio tutti, soprattutto a Mariella Gennarino che rivedo, magari non si ricorda di te. Una volta ha fatto l'installazione in mostra, ed è una grande, cioè, una grande stilista, una meravigliosa persona. Mi ricordo un'installazione a Siracusa, comunque avremo modo poi magari, se ci rivediamo, di parlare. Sicuramente, anche tu sei una bravissima, ho visto delle cose tue ultime, sono bellissime, complimenti. Allora, io condivido un attimo lo schermo velocemente, non voglio tirarvi più di tanto, vedere insomma un progetto che ho, diciamo, iniziato, o anzi forse ripreso da un po' di tempo, da quanto proprio il maestro Lettieri, il professor Lettieri mi ha coinvolto, no, in questa iniziativa. E allora mi sono posta un po' di questioni che c'erano forse in sospeso, no, nella mia mente, anche perché diciamo la Sicilia, il connubio poi con la Calabria e in quest'ultimo periodo, perché appunto insegno dall'anno scorso all'Accademia di Reggio Calabria, con grande orgoglio per me. Sono molto emozionata proprio di questo impegno, no, nella mia vita, che effettivamente che è cambiata poi negli ultimi, cioè questo impegno si è scontrato con questo momento così difficile della pandemia, e quindi non ho potuto incontrare i miei studenti. Insomma, un periodo molto strano. E quando il professor Lettieri mi ha chiesto proprio di fare un intervento fotografico, no? Un intervento che avesse a che fare con lo stretto di Sicilia, con lo stretto appunto, ma in senso generale, no? E per me è stato andare un po' a ritroso, no? E anche scontrarmi con questo momento così strano, no? In cui dentro di noi ci sono grandi desideri, no? Il desiderio appunto dell'attraversamento. Infatti con il professor Lettieri dicevamo potrebbe essere appunto questo il titolo, attraversamenti, no? E allora, insomma, in maniera così molto, molto alla buona ho fatto degli accostamenti, no? Ho preso del materiale che avevo in passato di attraversamenti sul ferry boat, no? Oppure delle fotografie che mi sono magari anche appremurata a fare, no? Ma che in realtà nella fretta, secondo me, non sempre, almeno nei miei lavori, c'è grande qualità. E allora ho fuso un po' di cose, no? Dentro di me, e anche relative ad un aspetto che sicuramente per noi è lo stretto è una sorta di golem, no? Cioè un qualcosa, una zona che per noi ha è un essere, no? Ha una forma, ha un'identità, e in particolare poi ho messo giù degli appunti che avevo preso da un libro bellissimo che è di Franco La Cecla, che è sullo stretto indispensabile, no? Che effettivamente per noi lo stretto è davvero un'esperienza, come dire, propriocettiva, no? Cioè, nel senso, è qualcosa di fondante per ciascuno di noi, è un'esperienza che ha in sé degli opposti. Le immagini che state osservando sono prese sia dal mio archivio che da Google Maps, in alcune ne ho messo insieme questi layers, no, diversi, come dei possibili appunti visivi, no? Delle bozze visive che legano insieme questi miei desideri, no? Il desiderio nuovamente di viaggiare,
di guardare nuovamente a queste due coste insieme e poi queste mappe. In realtà è come se questo stretto fosse uno stretto solido, uno stretto che poi tu, cioè non è tanto l'esperienza del, certo un passaggio, un fluire, però è anche un attraversare fisico, ecco. Comunque, queste sono alcune immagini che vedete, che appunto riprendono sia delle fotografie, questi colori che vedete in qualche modo sono anche un omaggio rispetto alla fotografia analogica, no? Quindi alle cartoline dei luoghi. E quindi, insomma, queste sono alcune immagini. Poi è interessante perché ci sono ritornata un po' qualche giorno fa, proprio perché Pasquale mi diceva appunto, ecco, di fare qualche foto, insomma, di ragionarci dentro. E allora ho trovato questa ragazza, insomma, seduta che guardava lo smartphone, e allora ho pensato, ecco, forse questo collegamento utopico, no? Comunque, e certamente lo stretto è, si ricollega poi alla mitologia, alle storie. In questo libro, nel libro di Falcona Cecla, lo stretto è indispensabile, cito una moneta romana del primo secolo avanti Cristo con due facce, da una parte Scilla, dall'altra il faro di Messina, no? In un'unica moneta, in un'unica medaglia. E allora ho messo insieme, no? Immaginato di, in un primo momento, di attraversarlo, e quindi questo aspetto legato appunto al ritorno, alla partenza. In un secondo momento però mi sono accostata in maniera assolutamente involontaria, non avevo visto le immagini di Chalot, però ho pensato, e anche le immagini del maestro Chalot mi hanno fatto riflettere, che anche lui ha avuto probabilmente quell'abbaglio, no? Per me vedere questa enorme lente d'acqua, no? Che è appunto lo stretto di Messina, e successivamente mi ha fatto pensare, no? Anche da una serie appunto di spunti, no? Letterari, ovviamente a Morgana, no? Alla Fata Morgana, a questo luogo che ci inganna, no? Che è, come dire, si prende beffa di noi. E un po' anche rivedendo l'immagine del maestro Chalot mi ha fatto pensare a questi effetti, illusori, no? Che un po' abbiamo noi del sud, in qualche modo. Insomma, ho pensato appunto a questo. Mi sentite, vero? Ci siete? Non vi sento più? Ci siete? Ti sentiamo benissimo. Ok. E quindi in qualche modo questo rispecchiamento è allusivo appunto a quello che è, per esempio, in questo caso è Scilla, no? Che mi guarda, è come se prendesse forma questo essere, no? E questa terra che prende forma. E poi è interessante che lo stesso pezzo, cioè Sicilia e Calabria unita sono come lo stesso pezzo, no? Io mi affaccio e vedo Reggio Calabria e non posso, come dire, posso raggiungere magari in questo periodo, e queste fotografie mi sono servite in qualche modo ad evocare questo, a pensare ai miei studenti, a pensare a questa realtà, no, che stiamo vivendo. E poi in estremis, proprio tra le ultime, ci sono queste immagini, sempre con questi rispecchiamenti di pochi elementi, anche per esempio della Madonnina, no, che diventa come una sorta di scettro, cioè arrivare ad una meta, no, o al faro che ci guida, no, nella notte. Insomma, questi sono degli appunti visivi. Concludo proprio il mio intervento, anche perché voleva essere appunto davvero molto, molto breve. Un intervento molto prezioso e interessantissimo, che fa da chiusura a questo incontro, a cui seguiranno altri che ho succintamente elencato, ma saremo tutti coinvolti, informati intorno a questo laboratorio. Il concetto di laboratorio, secondo me, è un concetto fondamentale. Considerate che quando ero a Napoli, ad esempio, portavo gli studenti a visitare il museo archeologico, dove ci sono tutti i tesori pompeani, ci sono rappresentate le culture dall'antico Egitto, dai sarcofagi fino alla collezione Farnese, un'altra collezione importantissima, ci sono le stanze proibite di Pompei. Quando portavo lì questi ragazzi, così come pure quando li ho portati al Madre, dove è conservata in permanenza una importante parte della collezione di Liliana Sonnabend, che
voglio dire, è una delle collezioni più importanti al mondo di arte contemporanea, ci sono rappresentati gli artisti più importanti. Vi posso dire, e la mia non è una confessione, ma purtroppo una constatazione amara, non c'era mai nessuno. E se c'era qualcuno, erano degli stranieri fondamentalmente, extracomunitari, gente proveniente dall'Oriente, che venivano a visitare questi musei. Questo per dire che cosa? Che oggi l'idea della struttura museale, di qualcosa di statico da contemplare, da vedere, senza viverlo, da andare a visitare con la guida che parla e noi con l'iPads che sentiamo, non è più praticabile. Perché la società è cambiata, i giovani hanno delle esigenze diverse e secondo me il concetto di laboratorio, qui rappresentato dal suo direttore artistico, professore Chalot, è l'unica via di uscita per creare un circuito vivo, culturale, di scambio di informazioni, di idee, di stili, di metodologie, di creatività artistica. Tutto questo può vivere solo all'interno di un laboratorio, solo quando avviene lo scambio. Vi ho fatto gli esempi di queste grandi strutture, ma anche al Mambo di Bologna, anche al PAC di Milano, non è che abbia trovato tutta sta gente. Spesso vado a visitare i musei del Novecento, qui nella zona di Piazza Duomo, tanto per intenderci, e non ci sta mai nessuno, eppure lì dentro c'è ogni ben di Dio, per chi è amante, appassionato, addetto ai lavori, trova rappresentate e tutte le correnti artistiche più importanti, i nomi più importanti, non ci sono visitatori, perché non hanno capito le istituzioni museali, quelle del polo museale, che bisogna creare dei laboratori, bisogna creare degli incontri come questo e come tanti altri che faremo insieme. E ringrazio tutti i partecipanti, in modo particolare i colleghi che mi hanno, gli addetti ai lavori che mi hanno onorato della loro presenza con un contributo artistico e intellettuale importantissimo che abbiamo registrato. Poi su questo concetto della registrazione, che bisogna chiedere l'autorizzazione, tutte queste cose qua, voglio dire, se abbiamo suonato un tamburo a tutto gas al centro di Milano, a 200 metri dal Duomo, voglio dire, penso che possiamo pure registrare la lezione senza chiedere consenso, perché siamo in una fase molto più avanzata della mancanza di rispetto delle regole. Però, al di là della battuta, il concetto di laboratorio che io sto provando a interpretare chiaramente è secondo me un momento di confronto necessario, perché la cultura cattedratica, museale, museificata, statica, non dà riscontro. Non dà riscontro perché le nuove generazioni sono attratte da altro. E me ne sono accorto anche quando ho visitato mostre di nomi come Banksy, come Frida Kahlo, che detto da un punto di vista accademico non hanno tutta questa capacità di disegno, di pittura, me li sono guardati bene. Eppure c'era tanta folla al MUDEC a vedere la mostra che personalmente ho presentato di Frida Kahlo. Perché? Perché sono attratti i giovani da questo? Perché si era creato intorno tutto un sistema, si era creato uno scambio, un sistema pubblicitario, fino anche i pullman che passavano qui a Milano avevano dietro attaccata la foto di Frida Kahlo con il cesto di frutta in testa. E questo significa che si viene attratti da altro e noi su quello dobbiamo lavorare. Ci dobbiamo lavorare per dimostrare che la nostra postmodernità non è un'epoca postumana o disumana, come qualcuno vorrebbe dire, ma che anche all'interno di questa epoca si può essere fortemente umani. Importante è volerlo poeticamente, artisticamente, politicamente, economicamente, da un punto di vista strategico. Così si può superare il limite della mancanza di umanità e le testimonianze artistiche di oggi, gli attraversamenti di oggi, sono, secondo me, un momento in cui si condensa questa condizione postmoderna, dove tutto è periferia e dove lo scambio diventa fondamentale per dare un contributo a che la comunicazione e l'arte possano continuare ad esistere. Io vi ringrazio vivamente, siamo andati 20 minuti oltre quello che era il consentito di questo workshop. Non ho parole per ringraziare tutti perché è una lista lunghissima, non saprei da dove cominciare, ma vi sento particolarmente vicini, vi sento particolarmente legati alla mia esperienza esistenziale e intellettuale, e quindi mi sento già tutti ringraziati. Ecco. Grazie a te Pasquale Lettieri per avermi coinvolto, grazie a José Genoese per, e a Pellicanò
per le bellissime cose che avete fatto, che siete riusciti a tirare fuori da quello scialle. Quindi sono veramente grata di questo. Spero, spero di poterla portare, se siete d'accordo, in una mostra qui in Sicilia. Sì, lo facciamo sicuramente. Una mostra in Sicilia di cui ancora non rivelo nulla, perché c'era un patron prima che mi è andato via e quindi devo chiedere prima. Va bene, lo faremo insieme. Auguri assolutamente, Pasquale, tu rimasti la nostra luce, sei il nostro faro, quindi fai... Mi dispiace lasciarvi e ve lo dico senza fare retorica, però ci rivedremo mercoledì prossimo con Santo Versace, dove esporremo le opere dei nostri studenti di fashion design ispirate all'arte di Gianni Versace, che ci aprirà poi le porte della sua casa a Reggio Calabria. Lo anno accademico costruiremo un concept della scuola di progettazione della moda direzionato verso questo grande evento, in cui si apriranno le porte della dimora dei Versace e saranno esposti i lavori dei nostri studenti. Grazie a tutti ancora. Grazie, caro saluto a tutti. Molto di rivederci. Ciao. Arrivederci. Saluto in alta casa tua. Ciao Carmen, ciao Deborah. Ciao Bianca, ciao Francesco, ciao Pasquale, ciao. Arrivederci.